Bentornati sul mio canale. Serata attesissima con Domenico Biscardi per indagare tutte le domande che ogni volta vengono fuori su questo benedetto, ormai è diventato l'innominabile, ossierogenico, insomma, come volete. Faccio subito entrare sia Domenico che Veleno, che questa sera è insieme a me. Eccoci qui. Ciao Domenico, grazie mille del tuo tempo. Buonasera a tutti, grazie per Buonasera. l'invito. Buonasera a tutti, grazie al dottor Domenico Biscardi per la disponibilità. Ciao Allora, Avelino, grazie scusate a te. ragazzi per il micro ritardo, ma comunque le connessioni e l'organizzazione sapete che è sempre una corsa contro il tempo. Allora, senti, tu sei molto seguito e molto conosciuto, Domenico, però per chi magari ancora non lo sa, se vuoi raccontarci un po' del tuo curriculum, che è enorme. Per cui facciamolo Facciamo, anche sintetico, se no facciamo 2 ore. lo facciamo strettissimo, facciamo. Facciamo 2 ore Dai, di io curriculum di Domenico, vai. niente, io ho una laurea in medicina presa all'estero, una laurea in chimica macellare presa qui in Italia, Federico II, e tre specializzazioni, con un anatomopatologo indiziogenico, una come farmacologo e una come ultrasonologo. Poi sono stato uno degli ultimi allievi di Bella, ho lavorato con Vannoni, ho lavorato con Gerson, con Lewis, con Ferioli, ho lavorato insomma, con i più grandi a livello igienico. In Russia lavoro nelle clinica del dottor Voroyev, Dimitri Voroyev, dove mi occupo esclusivamente di staminali. Sono arrivato in Italia, sono rientrato in Italia fine 2019 e da allora non sono più riuscito a partire perché sono arrivato proprio nel momento più drammatico di questa cosa qui. Non era certo mia intenzione occuparmi di virus perché non me ne sono mai occupato nella mia vita, però da buon genetista ho visto delle cose praticamente che non stanno né in cielo né in terra. Quindi, peraltro, conoscevo un po' la storia perché in Russia ogni anno arriva il coronavirus come da sempre. Pensate che questo virus esiste sulla terra da prima che arrivasse l'uomo. Quindi, stiamo parlando di un qualcosa che c'è sempre stato e che insieme agli ultimi 2 anni sia diventato il terrore di tutti. Una cosa che non ha senso proprio di creare tutto questo panico. Quindi niente, no, ti ho fatto un piccolo riassunto di tutto adesso. Vai tu, gestisci tu come dobbiamo portare avanti la trasmissione.